Ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a realizzare questo cappello che avete visto già la foto sia su Facebook sia su Instagram, se non sbaglio. È un cappello molto semplice che parte di qua. Quindi vedete come viene lavorata, chiusa bene. È una misura per una donna. Vi lascerò delle varie misure che andremo a seguire con i centimetri perché la lana può variare la mano di lavorazione, anche l'uncinetto. Vi lascerò delle misure in centimetri così potete seguirli per realizzare questo cappello. È un cappello molto semplice, adatto anche per i regali natalizi. Potete anche scegliere i colori diversi. Andrò a utilizzare la lana Mondial, che non sono stata sponsorizzata da questa ditta. Ho comprato la lana perché mi piaceva, perché contiene un po' di lana e acrilico ed è numero 6, che si può lavorare con 5 e mezzo o 6 e mezzo, però andrò a lavorare con uncinetto 6. Ho un marcapunto, l'ago da lana per sistemare il filo e un pompon che possiamo decidere di cucire o anche di lasciarla senza. Adesso passiamo al tutorial. Prendiamo il filo, prendiamo l'uncinetto, andiamo a fare l'anello magico. Il filo in questa maniera, giriamo e lo blocchiamo qua con il dito. Prendiamo l'uncinetto, lo passiamo sotto, andiamo a lavorare 3 catenelle che servirà come una magliata in questo primo giro. Prendiamo l'uncinetto e andiamo a eseguire 7 magliate dentro questo anello. Quindi abbiamo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Arrivando a questo punto, prendiamo questo filo e tiriamo per chiudere il nostro anello. Entriamo nella terza catenelle che abbiamo fatto all'inizio e chiudiamo con una maglia bassissima. Non vi preoccupate se anche se forma così gira un po', perché poi man mano che lavoriamo si prende la forma della testa. Facciamo 3 catenelle. Questo adesso non conterà come punto. Andiamo a lavorare 2 maglie alte in rilievo, quindi scendiamo, prendiamo il filo e lavoriamo una maglia alta, rientriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia alta e sono 2. La stessa cosa che faremo in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Quindi continuiamo a lavorare 2 maglie alte in ogni punto disponibile, sempre in rilievo. Quindi continuiamo fino alla fine. Ho terminato di lavorare il secondo giro. Arrivando a questo punto, chiudiamo non nelle 3 catenelle, ma nella maglia alta qui. Facciamo 3 catenelle. Per non perdere l'inizio del giro, inseriamo il marcapunto. Terzo giro, lavoriamo una maglia alta in rilievo. In questo spazio qui lavoriamo una maglia alta normale e lavoriamo una maglia alta in rilievo. Quindi in questo terzo giro dobbiamo ripetere una maglia alta in rilievo, una maglia alta normale in questo spazio e una maglia alta in rilievo qui.
Quindi continuiamo a ripetere una magliata in rilievo, una magliata normale e una magliata in rilievo. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Arrivando a questo punto, togliamo i marcapunto, andiamo a chiudere qui sopra questa magliata. 3 catenelle, rimettiamo i marcapunto. In questo quarto giro lavoriamo una magliata in rilievo, una maglia alta in questa magliata, una magliata in rilievo. In questo spazio lavoriamo 2 magliette. Di nuovo una magliata in rilievo, una magliata normale, una magliata in rilievo e 2 magliette in questo spazio qui. Quindi questo giro dobbiamo lavorare una magliata in rilievo, una magliata normale, una magliata in rilievo e 2 magliette in questo spazio. Quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando alla fine del giro, togliamo i marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima qui sopra la magliata, 3 catenelle. Rimettiamo i marcapunto, quinto giro, lavoriamo una magliata in rilievo, in questa magliata lavoriamo 2 magliette, in questo lavoriamo una magliata in rilievo, in queste 2 magliate lavoriamo una magliata. E una magliata, dobbiamo ripetere una magliata in rilievo, 2 magliate, una magliata in rilievo e 2 magliate, 1 e 2. Quindi continuiamo a ripetere questo fino alla fine del giro. Iniziamo il sesto giro. Una magliata in rilievo, 2 magliette lavorando 1 e 1, una magliata in rilievo. 2 magliette in questo punto qui e una magliata qui. Quindi questo sesto giro va in questo modo: una magliata in rilievo, una magliata in ciascuno dei punti, una magliata in rilievo, 2 magliette insieme lavorate in questo punto. Una magliata in questo punto. Adesso ricominciamo. Una magliata in rilievo, una magliata qui, una magliata in questo punto, una magliata in rilievo, 2 magliate in questo punto, lavorate tutte e 2 assieme nello stesso punto, una magliata in questo punto, poi una magliata in rilievo. Quindi continuiamo così fino alla fine del giro. Arrivando a questo punto, togliamo i marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso vi spiego una cosa, non vi preoccupate anche se fa questo effetto, così quando andremo a lavorare il punto scelto si sistemerà.
Quando arriviamo a questo punto, a secondo le misure che dobbiamo utilizzare, questo si chiama la corona della testa per ogni capello. Andiamo a misurare il diametro. Questo misura 16 cm ed è perfetto per una donna con la testa piccola, anche per una ragazzina. Però se volete farla ancora più grande, dovete fare un altro giro di aumento per avere 17 o 18 centimetri. Quindi io andrò adesso a continuare con il punto che ho scelto. Però per quanto riguarda della testa dei bambini, dei piccoli, se noi cambiamo il filato può cambiare anche i numeri degli aumenti che faremo, quindi dobbiamo tenere conto di misurare sempre con i centimetri prima di andare a completare il nostro cappello. Per i bambini e per le altre misure vi lascerò sotto nella descrizione le taglie, così potete andare a vederli, così ogni volta che volete fare i capelli potete utilizzare quei misure più o meno a secondo il filo e a secondo l'uncinetto. Adesso per il punto che abbiamo scelto io non farò più gli aumenti, andrò a completare il cappello. Faccio una catenella, giro il lavoro, faccio una maglia bassa in ogni punto disponibile fino alla fine del giro. Quindi questo settimo giro farò una maglia bassa in ogni punto disponibile. Non dimenticate il marca punto, anche se io lo so dove l'inizio, rimettete sempre marca punto. Continuiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto fino alla fine del giro. Questo è il lato del rovescio. Arrivando alla fine del giro, togliamo il marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, e giriamo il lavoro, rimettiamo il marcapunto qui. Il punto che andremo a fare è questo punto qui, è di multiplo di 3, quindi carichiamo il filo. Questo è il nostro primo punto, quindi andremo a fare una maglia alta qui, quindi 1, 2, 3, una maglia alta qui. Abbiamo saltato due punti, una catenella, carichiamo il filo, in questo dove c'è il primo punto scendiamo sotto e lavoriamo una maglia alta prendendo questo in rilievo. Carichiamo il filo, saltiamo 1, 2, nel terzo punto lavoriamo una maglia alta, una catenella, e contiamo 1 e 2, andiamo a lavorare una maglia alta in rilievo qui, saltiamo 1 e 2, nel terzo punto lavoriamo una maglia alta, una catenella, torniamo indietro contando 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia alta in rilievo. Di nuovo carichiamo, saltiamo 1, 2, nel terzo lavoriamo una maglia alta, una catenella, carichiamo, contiamo 1 e 2, in questo lavoriamo una maglia alta. Continuiamo così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare questo giro, vedete che ho lavorato l'ultimo punto in questo punto qui, e poi lavorare la maglia alta in rilievo sotto in questa maglia in rilievo, così poi andiamo a chiudere con una maglia bassissima in questo primo punto dove abbiamo tolto il marca punto. Chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella, e giriamo il lavoro, inseriamo il marca punto qui, andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto disponibile. Dobbiamo lavorare anche le catenelle che avevamo fatto quando abbiamo fatto il punto precedente, quindi continuiamo a lavorare
una maglia bassa in ogni punto, anche le catenelle fino alla fine del giro. Questo è dal rovescio. Continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Ho terminato di lavorare questo giro. Togliamo il marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto. Vi faccio vedere per non perdere il segnale. Questi sono i punti maglia alta che abbiamo. Questa è maglia alta che abbiamo fatto nel giro precedente, l'abbiamo presa in rilievo, quindi il primo rimettiamo il marcapunto. Questa è la maglia alta che abbiamo fatto nel giro precedente, quindi deve essere una guida per quando laveremo il giro con le maglie alte incrociate. Carichiamo il filo, inseriamo qui, non c'è bisogno neanche di contare, inseriamo qui e lavoriamo una maglia alta, una catenella. Carichiamo il filo, dobbiamo andare a lavorare questa maglia alta qui e lavoriamo una maglia alta in rilievo. Carichiamo il filo, andiamo in questo punto e lavoriamo una maglia alta, una catenella, e andiamo a lavorare una maglia alta in rilievo prendendo questo punto qui sotto. Quindi se anche se vogliamo contare 1, 2 e 3, però per avere la guida dobbiamo andare a lavorare in questo punto che corrisponde a questa maglia alta in rilievo. Quindi carichiamo, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta, una catenella. Carichiamo, andiamo a lavorare una maglia alta in rilievo sotto. Di nuovo carichiamo il filo, entriamo qui, lavoriamo una maglia alta, una catenella e lavoriamo una maglia alta in rilievo prendendo questo. Di nuovo carichiamo il filo, entriamo qui, lavoriamo una maglia alta, una catenella e lavoriamo una maglia alta in rilievo. Di nuovo carichiamo il filo, entriamo qui, lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta in rilievo. Quindi il nostro punto si vede adesso. Continuiamo a lavorare così fino alla fine del giro. Ho terminato di lavorare questo giro. Togliamo il marcapunto. Andiamo a chiudere con una maglia bassissima, una catenella e giriamo il lavoro. Rimettiamo il marcapunto. Quindi per completare l'altezza del nostro cappello dobbiamo ripetere dal rovescio un giro di maglia bassa e di davanti un giro di maglie alte incrociate, ripetendo questo giro che abbiamo fatto qui. Quindi ripeto questi due giri. Un giro di maglia bassa e un giro di maglie alte incrociate fino ad avere l'altezza desiderata, che andrò a lavorare a 3-4 giri di maglie basse, 4 giri di maglie alte incrociate prima di concludere il nostro bordo. Poi ho lavorato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono 6 motivi. Togliamo il marcapunto e chiudiamo con una maglia bassissima, una catenella e rimettiamo il marcapunto. Dobbiamo andare a lavorare 3 giri di maglia bassa. Quindi entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa,
Entriamo nella catenella e lavoriamo una maglia bassa. Entriamo in questo punto, lavoriamo una maglia bassa, in questo una maglia bassa, nella catenella lavoriamo una maglia bassa. Quindi continuiamo a lavorare una maglia bassa fino alla fine del giro e questo dobbiamo ripeterla per 3 volte per avere il bordo del nostro cappello. E mi raccomando, quando arrivate qui, chiudete sempre con la maglia bassissima e rimettere i marcapunti. Ho terminato di lavorare 3 giri di maglie basse. Tagliamo il filo. Tiriamo il filo, prendiamo l'ago, inseriamo, togliamo il marcapunto e passiamo di qua, chiudiamo per ricreare l'asola di chiusura e chiudere il nostro cappello e poi rientriamo all'interno. Per bloccarlo. Togliamo il eccesso. Andiamo a sistemare. Vedete? Sono rimasti 2 di questo filo dove ho fatto la giuntura, non ho fatto il nodo. Quindi andrò a nascondere il filo. Guardate il rovescio del lavoro. Si può anche indossare da questo lato. Aggiungendo anche i pompon qui, vedete che effetto farà. Quindi adesso andremo a inserire questo pompon. Giriamo il nostro lavoro. Prendiamo l'ago dall'ana e filo. Vedete qui c'è questo elastico. Passiamo il filo e andiamo ad inserirlo qui. E così abbiamo il nostro cappello con i pompon. Spero che il video vi piaccia. Cercherò di fare qualche altro progetto con la lana. Se il video vi piace, fatemelo sapere sotto nei commenti. Per non perdere tutti i video, gli aggiornamenti, iscrivetevi e cliccate la campanella, opzione tutte. E così vi arriveranno le notifiche ogni volta che pubblicherò qualche altro video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!